Un saluto ai radioascoltatori di Radio Speranza da Davide Ciliento e Sara Iannetti. Il titolo del nostro programma di 10 puntate è Dal teatro un messaggio di pace e di speranza. In questa decima e ultima puntata parleremo nella prima parte sull'insegnamento del francescano San Bernardino da Siena, il frate del bene comune, grande evangelizzatore del 1400, e nella seconda parte sul teatro del sacro e le sale della comunità ecclesiale. Nella precedente puntata abbiamo parlato sul saper donare di San Bernardino da Siena e l'altro tema riguardava il teatro del sacro e le sale della comunità ecclesiale, aveva come tema l'arte teatrale e il teatro del sacro non è un divano. La tecnologia, il mondo digitale e virtuale che ha preso il sopravvento sull'arte, la cultura, la scienza. In questa decima puntata parleremo di due tematiche. Il primo tema riguarda una predica di San Bernardino da Siena, il frate del bene comune, sull'arte e il commercio, che è vocazione dei laici. E l'altro tema riguarda il teatro del sacro e le sale della comunità ecclesiale, avrà come tema il teatro, arte e vocazione. Solo i laici devono dedicarsi all'arte e il commercio di San Bernardino da Siena. Occorre prima di tutto una chiarezza, dice il santo di Siena. Devono partecipare alle arti e al commercio solo coloro che vi sono destinati per condizione e vocazione, i secolari, i laici, mentre gli uomini di chiesa, i preti e i religiosi, devono guardarsi dall'implicarsi in tali pratiche. Vi raccontiamo questa preziosa predica in volgare di San Bernardino da Siena. Perché mi intenta, a me che soffrate, non m'è lecito di impicciare nelle arti, però che non è mia arte, quella è arte da secolari. E così dico, non è lecito a niuno frate né prete. E così vuol dire che né a frate né a prete non è lecito di fare quello che dien fare i secolari. E il prete e il frate di attendere all'ufficio della chiesa e alla salute dell'anime, e il secolare alle arti e alle mercanzie. Solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temento vare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente frate sole la sua luce. Tu ci illumini di lui che bellezza e splendore di t'Altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Signore, per sorella nostra acqua, ella è casta molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondo e robusto e forte.
Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siano coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male. Un saluto ai radioascoltatori di Radio Speranza da Sara Iannetti. Oggi affronteremo il tema il teatro, arte e vocazione. Crediamo sia necessario che la comunità cristiana non debba solo pregare e impegnarsi per le vocazioni alla vita sacerdotale o religiosa, ma debba anche suscitare vocazione ai diversi ambiti di impegno laicale e in particolare nella cultura e nell'arte. Noi in fondo nasciamo così, perché qualcuno all'interno della comunità ci chiama a nascere, ci invita e ci spinge a spendere i nostri piccoli talenti in un ambito così particolare come il teatro. Così come si è attenti e si chiama all'impegno affinché ci siano catechisti, animatori liturgici, operatori della carità, allo stesso modo si dovrebbe aver cura e attenzione a suscitare vocazioni all'impegno culturale, artistico, politico e professionale. Pensiamo a un profeta dei giorni nostri, San Giovanni Bosco. Don Bosco fu un grande educatore proprio perché educava i giovani al lavoro, alla professionalità, all'arte e alla cultura. Il teatro è davvero un'arte di comunione. È una splendida modalità per confrontarsi seriamente e personalmente con tematiche serie e impegnative e dunque uno straordinario strumento per educare i giovani. Ma non si dovrebbe mai dimenticare che il teatro è un'arte che merita di essere conosciuta e goduta. Il miglior modo per educare le nuove generazioni al teatro è quello di far vedere e gustare dei bei spettacoli teatrali fatti da professionisti dell'animazione teatrale. Lo stesso Dario Fo ha ribadito più volte che il miglior modo per innamorarsi del teatro e diventare un bravo attore teatrale, oltre a frequentare le varie scuole di recitazione, è quello di essere spettatore di spettacoli teatrali e dunque vivere il teatro per la propria crescita culturale. C'è da dire che il teatro e il teatro del sacro è un grande strumento che trasforma un libro, un testo, dalla forma scritta alla narrazione orale, con il linguaggio contemporaneo di chi ha letto e studiato quel testo e lo riracconta ad altri, gli spettatori, desiderosi di ascoltarlo e magari di andare poi a leggerlo per conto proprio. Il teatro del sacro è un'iniziativa laica non confessionale, poiché, per esempio, le storie della Bibbia parlano degli uomini e delle donne di ogni tempo, della loro storia e delle grandi questioni dell'esistenza umana, crediamo possa essere raccontata a tutti, quali che siano le scelte di fede di chi ascolta. Una riflessione che riteniamo interessante e che supera i confini del teatro in senso stretto, posta alla base di questo nostro progetto, è la convinzione che il linguaggio della narrazione, nel nostro caso della narrazione teatrale, sia oggi straordinariamente efficace. Gli uomini e le donne di oggi hanno voglia di sentir raccontare, sono ben disposti verso il racconto non banale, quello che spesso troviamo nel mondo digitale e virtuale della rete e dei social network, ma che affronti questioni profonde,
con in sé le caratteristiche della ricchezza di contenuti e della bellezza. Un'ultima osservazione crediamo possa riassumersi sinteticamente quando si è cercato di dire circa il rapporto fra il teatro e più generalmente l'arte e la cultura e la comunità cristiana. Le nostre comunità ecclesiali danno ancora troppo poca importanza alla cultura contemporanea e alle sue forme di espressione artistica, eppure crediamo che non si possa vivere oggi la fede, né tantomeno testimoniarla e annunciarla, senza una frequentazione intensa della cultura e dell'arte contemporanea. Non si può essere cristiani oggi senza misurarsi con quanto gli artisti, scrittori, drammaturghi, cineasti, pittori esprimono, costruendo di fatto l'immaginario collettivo e il clima culturale in cui tutti siamo immersi, credenti e non. Nella proposta che la comunità cristiana fa ai suoi membri, deve trovare piena cittadinanza anche l'invito, se non la proposta, di tutto questo. Grazie a qualche spettacolo in più, forse la nostra fede sarebbe addirittura più ricca e più capace di esprimersi e di vivere nel tempo che ci è dato, e le proposte dei teatri del sacro ben si sposano con questa riflessione. Abbiamo terminato la 10ª e ultima puntata Dal teatro un messaggio di pace e di speranza. Un saluto ai radioascoltatori di Radio Speranza da Davide Cilento e Sara Iannetti. Un grazie di cuore a Radio Speranza, al direttore di Radio Speranza, alla regia e a tutti i suoi collaboratori che ci hanno dato la possibilità di raccontarvi queste riflessioni sul teatro e sul teatro del sacro, che per noi è un varco, canale, mistero per poter entrare ad evangelizzare nella cultura contemporanea. Il Signore vi dia pace.